Buonasera cari amici, oggi 1 febbraio 2018, questa è la rassegna stampa di oggi appunto, della terza edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Inquinamento, il commissario dell'Unione Europea dice per Galletti va tutto bene? Disaccordo totale, ancora molto da fare, il prima possibile. L'Italia è stata convocata a Bruxelles assieme ad altri 8 Stati membri, essendo sotto procedura di infrazione per l'inquinamento atmosferico. L'ultima chiamata, prima punto del deferimento. Il ministro minimizza dicendo abbiamo già fatto, messo in campo strategia forte. Ma Carmenu Vella, commissario europeo per l'ambiente, dice siamo in ritardo nei confronti dei nostri cittadini da anni e questo non può continuare. Servono misure efficienti e subito. Biotestamento, l'associazione Coscioni dice Minniti dia disposizioni per attuare la legge, solo 253 comuni pronti. Da quando è passata la legge lo scorso dicembre sono stati 3.000 i moduli scaricati dal sito associazionelucacoscioni.it. In totale finora sono stati 14.000 i testamenti biologici redatti e depositati con il modulo dell'associazione. Noi, freelance italiani in zone di guerra, giornale e TV ci pagano poco, ma i lettori vogliono le nostre storie. Francesca Borri, Barbara Schiavulli e Gabriele Michalizzi da anni lavorano dalle zone più calde. Iraq, Medio Oriente, Africa, Yemen hanno scelto di rischiare sulla loro pelle, senza garanzie, senza paracadute. Lontani nel tempo dal giornalismo glorioso raccontato appunto in The Post. Franceschini, ultimo atto, per finanziare giovani registi nomina una commissione con in media 70 anni di età. Sono l'ex produttrice ferma dal 1974, Marina Cicogna, 83 anni, il regista Pupi Avati, 79 anni, il più grande critico italiano vivente Paolo Mereghetti, 68 anni, Enrico Magrelli, 62 anni, e l'ex conduttrice TV Daria Bignardi, 56 anni. Grandi professionisti voluti personalmente dal ministro uscente del PD, che saranno in carica per 3 anni e senza nessun compenso. Ma per valutare le opere dei giovani autori, le opere prime e seconde, non si è pensato nemmeno a un professionista under 50. Cavie per gas di scarico, anche BMW e Daimler sospendono personale. Bild dice nuovi diesel più nocivi dei vecchi. Dopo Volkswagen, anche le altre 2 case automobilistiche tedesche hanno preso provvedimenti sul caso dei test sulle scimmie e sull'uomo effettuati nell'ambito del programma di ricerca EUGT. Nel frattempo, però, il quotidiano tedesco rivela nuovi inquietanti dettagli, non solo sui metodi, ma anche sui risultati raggiunti nel corso dei test. Cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione.